E dopo le polemiche, Mr. The One potrebbe addirittura portare una ventata di turismo. Archiviate le proteste di alti prelati sull'opportunità di esibirsi davanti alla cattedrale, mercoledì 22 settembre Sir Elton John salirà insieme al percussionista Ray Cooper sul palco di fronte al monastero di Santa Maria di Colonna di Trani per il suo primo concerto pugliese. Un evento unico, anche per promuovere la città attraverso pacchetti ad hoc che molti operatori turistici della zona stanno mettendo a punto. Diciamo che abbiamo avuto l'opportunità sostanzialmente in questo momento di creare questo tipo di situazione. Crearla con l'aiuto un po' di tutti, perché ovviamente c'è stato lo stimolo dell'ente locale a portarci a fare questo tipo di situazione e siamo intervenuti volentieri perché la nostra vocazione vuole essere quella di portare sostanzialmente all'interno della città una dimensione di accoglienza turistica, di portare ovviamente a far diventare questa città un'eccellenza nel mondo e all'interno delle parti turistiche della Puglia. L'obiettivo è anche quello di destagionalizzare il flusso turistico in città, fino ad ora concentrato nella parte centrale dell'estate, e per conoscere scenari come il monastero di Colonna, finora oscurato dall'immensa fama della cattedrale sul mare. Siamo fuori dal monastero, siamo davanti al monastero, ma la visione del monastero è qualcosa che sicuramente ci creerà della curiosità, e questa è la cosa importante, no? Nei turisti creare la curiosità.